Sabato prossimo, nuovo appuntamento con la colletta alimentare. Un appuntamento importante da non sottovalutare perché la povertà sta veramente dilagando anche nel nostro territorio. Sì, infatti, torna sabato 16 novembre. Sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, l'appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Quest'anno saranno coinvolti nella colletta a livello nazionale oltre 11.000 supermercati, oltre 150.000 volontari del banco che saranno riconoscibili con una pettorina e che vi inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione. Qua alla Spezia siamo riusciti a coinvolgere 50 supermercati, poi verranno dati i prodotti raccolti dai supermercati a 33 organizzazioni del volontariato operante in provincia di La Spezia che aiutano circa oltre 7.000 persone. La colletta alimentare quindi è un atto molto, molto importante che noi ci rifacciamo sul messaggio che il Papa fa per la giornata mondiale dei poveri. Per la colletta alimentare è resa possibile anche all'aiuto con cui hanno collaborato l'Esercito, l'Aeronautica Militare, l'Associazione Nazionale Alpini, l'Associazione Nazionale Bersaglieri, la San Vincenzo, la Compagnia delle Opere, i Lions. E qui alla Spezia va un plauso molto importante perché ci ha dato un grosso aiuto la Marina Militare da un punto di vista logistico. Quali sono i prodotti sui quali fate più affidamento, cioè prodotti a lunga conservazione, ma c'è qualche prodotto Sì, specifico? sono tanti, soprattutto a lunga conservazione, ma quello di cui si ha più bisogno ultimamente è l'olio, i legumi e prodotti per l'infanzia, perché sono un po' più costosi, ma che ce n'è più bisogno. Ovviamente c'è necessità appunto di questi prodotti, ma c'è la possibilità anche di dare una mano attraverso il proprio tempo, il proprio volontariato. Come si fa a mettersi in contatto con voi? Per potersi mettere in contatto basta cercare sul sito www.bancoalimentare.it e da lì ci sono tutte le notizie necessarie per potersi anche iscrivere e partecipare a questa giornata. C'è adrenalina, come quando aspetti un concerto. Portiamo anche i bambini. Che continuano da grandi. È diventata una festa. E ognuno dona qualcosa. Anche una cosa piccola. Fai del bene e ti fa bene. E quando finisce, senti come quando metti a posto. Spegni le luci e aspetti l'anno prossimo. La colletta alimentare, il 16 novembre.